L'anno nuovo è appena cominciato, ma l'attività amministrativa di Patti per il 2018 è già entrata nel vivo. Sono infatti molti gli obiettivi fissati nell'agenda politica dell'esecutivo guidato da Mauro Aquino, che riguarderanno in particolare il piano regolatore generale e la viabilità. Oltre alla prosecuzione del restyling del lungomare di Patti Marina, l'amministrazione comunale ha in programma altre importanti opere, mirate anche a garantire un collegamento più efficiente fra le aree periferiche e il centro urbano. Abbiamo avviato l'iter di revisione del piano regolatore generale con l'affidamento degli incarichi professionali. Questo significa che dopo 20 anni si torna a parlare di programmazione e di progettazione del territorio. Lo vogliamo fare non solo perché lo prescrive la legge, ma perché riteniamo che sia importante avviare un processo partecipato con tutta la città, con i cittadini, le categorie professionali, le associazioni. E già dalle prossime settimane, prima di andare in consiglio comunale, investiremo del dibattito tutta la popolazione. E poi il 2018 sarà l'anno dell'apertura di parecchi cantieri, già finanziati con fondi di bilancio, con finanziamenti esterni. Proprio negli ultimi giorni dell'anno abbiamo finanziato la realizzazione della strada comunale Santo Spirito, che sarà un'arteria particolarmente importante, che consentirà di decongestionare il traffico da Piazza 25 Aprile e di collegare un quartiere che è diventato particolarmente popoloso, che è quello di San Giovanni, con il centro città, fungendo anche da via di fuga nella malaugurata ipotesi di calamità naturale. Ma poi partiranno anche i lavori di riqualificazione del rione Sant'Antonio, che è un lavoro che abbiamo finanziato con i fondi del terremoto del 78, che erano fermi lì da 30 anni quasi, ma altri lavori saranno intrapresi utilizzando finanziamenti per l'edilizia scolastica e per l'asilo nido. Aspettiamo poi tante buone notizie dalla Regione Siciliana per i tanti bandi a cui abbiamo partecipato, ancora per l'edilizia scolastica, per l'efficientamento energetico, per la messa in sicurezza del territorio.